Siamo con Zoro. Sì. Ciao Zoro, benvenuto. Senti, noi abbiamo seguito qui la tua magnifica rassegna stampa, qui al Festival del Giornalismo, e io ho preso un po' di appunti. E la prima cosa che mi è così balzata subito è stato il fatto di usare termini inglesi da parte dei notabili, dei potenti italiani, per cercare di mascherare quella che secondo me è la verità di fondo della notizia. Lo dice anche Zucconi nel suo ultimo libro, il fatto di usare questi termini, queste parole, queste parole inglesi che non sono prettamente del nostro vocabolario, nel nostro vocabolario, per non farci capire sostanzialmente nulla. È realmente così o sono uno scemo io che capisco male? No, ora tu ci vedi il lato maligno, come dire, della faccenda, e il che è possibile. Poi se lo dice pure Zucconi, chi sono io per dire che Zucconi sia lui che insomma l'inglese lo ciancica da un po' di tempo. E, di sicuro c'è che decidi di parlare solo a una parte di chi ti legge, cioè stai selezionando comunque il tuo lettorato. Oggi c'è un articolo di Polli, ne parlo proprio oggi, sull'ultimo programma di Minoli, si chiama Citizen Report, appunto fatto di video online, la comunità e lui proprio il suo pezzetto è su questa cosa qua, dice questa è una cosa fatta da vlogger, dove dice il verbo che usano di più è uploadare, no? Che ora lì io non lo so, per esempio in questo caso, io non voglio pensare che Minoli o chi per lui vogliano nascondere la verità, semplicemente hanno deciso di farla più complicata di quello che è. Quindi secondo me sono vere tutte e due le cose. In alcuni aspetti probabilmente c'è un effetto di rincoglionimento generale, che comunque nella confusione tu dici oh vabbè ok mi fido, tipo oggi abbiamo visto appunto l'articolo del Riformista sulla Fiat, effettivamente era pieno di termini molto tecnici, refresciare queste cose, sì, no poi quello è un altro gamma ancora, cioè sì, appunto le parole quelle prese all'inglese, appunto appodare, refresciare, vabbè, ma poi c'è proprio dei termini tecnici che io non li so, ma ho una mia, cioè insomma un'ignoranza di fondo, ma non penso neanche di essere l'unico, quindi a me mi stai escludendo da quella notizia, ecco. Mentre invece dovrebbe essere compiuto, fammi capire qualcosa, ecco. se vuoi che te compri, insomma. Ecco. Un'altra cosa che così mi è spuntata davanti agli occhi, che non riesco ancora a capire, è la differenza che tu hai fatto notare fra i vari giornali che ci sono in Italia, fra le varie testate, quelle che possono, che circolano nell'ambito del centrodestra, quelle che stanno vicino al centro-sinistra. Ecco, abbiamo visto le differenze fra le notizie date da questi diversi giornali. La verità dove sta, se c'è una verità? Nei giornali di centro. No, sto scherzando. Ti ripeto, quando eravamo piccoli, all'elementare, ti dicevano che il giornalista è quello che racconta la notizia in maniera imparziale. Però effettivamente, cioè, io non la vedo proprio così. Tu hai un tuo cuore, puoi anche dire di no. Non ti so dire, se adesso dovessi dirti il nome di una testata della quale mi fido più delle altre, farei molta fatica, nel senso che è ovvio che io ho delle mie posizioni, delle idee, insomma, delle opinioni, e quindi inevitabilmente non compro di mio, che ne so, il giornale Libero, la mia mazzetta è fatta di Repubblica, Unità, Il Fatto, Il Riformista, poi il venerdì mi compro l'Espresso, l'Internazionale. Questi sono i giornali che compro, poi vado a mio padre e si compra Il Messaggero di Roma per leggere le notizie sulla Roma, e voglio dire, e quest'è, anche perché poi non è che posso stare a spendere 30 euro al giorno in giornali, insomma, e quindi oggettivamente le mie letture sono parziali, però lo so. Voglio dire, lo so benissimo, lo so. Cioè la tua opinione non si forma con la lettura, no, del giornale. No, poi cerco ovviamente di... Non ti sto per dire, cerco di vedermi il TG1 di Minzolini per sapere qual è la campana totalmente opposta, però oggettivamente non lo faccio. E, ecco, l'unica cosa è che cerco di tenere un po' di distanza anche dalle cose che compro, ecco, questo sì. E però che ci sia un giornale obiettivo che sicuramente sta dicendo la verità, faccio fatica a... cioè lo vorrei, però è molto difficile, insomma. Poi ci stanno giornali fatti meglio, altri fatti peggio, questo a prescindere in generale, insomma. Per ribadire il fatto che io non continuo a non capire nulla, cioè un'altra domanda che voglio farti è questa: quando nel PD ci sono guai grossi, il PDL coglie la palla al balzo e inizia ad attaccare, fa cadere il governo, anche si incazza molto quando il PD ha dei problemi interni. Quando succede il contrario, quando succede il contrario, quando nel PDL ci sono grossi guai come in questo momento, il PD tace, non coglie la palla al balzo e non invoca per esempio la caduta del governo, lo scioglimento delle camere.
come successe col governo Prodi poco tempo fa. Il PDL marcia molto sui problemi del PD, non succede invece il contrario, secondo me. Tu credi che sia realmente così? Cioè, c'è una... Non ho capito se c'era una parte ironica nella tua domanda, che tutta questa cosa che il PD prende la palla al balzo, cioè pure questa mi sembra un po' esagerata. Insomma, okay. In realtà diciamo che l'attività del PD negli ultimi anni non ha brillato per la capacità di cogliere la palla al balzo spesso, insomma. E ogni tanto lo fa, poi quanto di questo finisca sui giornali, sui mezzi di comunicazione oggettivamente, perché poi bisogna stare sempre a parlare male del PD, che non è mia intenzione, insomma. Ma sto dicendo che anche spesso, anche quando si cerca di parlare di cose, poi queste cose finiscono poco sui giornali e si finisce di più a metterci le polemiche sulle riforme, sulle correnti interne. Questo è vero pure questo, insomma. È vero che da questo punto di vista quelli del PDL fino adesso si sono dimostrati più abili dal punto di vista della comunicazione. Loro adesso stanno per compiere una specie di prodigio, cioè quello di essere al tempo stesso governo e opposizione, no? Se ci pensi, Fini in questo momento sta facendo la signora prima, appunto ti fa per Fini dicendo tutte cose che si condividevano, però si condividevano, stiamo sempre a parlare di uno che ha fondato il PDL, cioè che oggi sta parlando in quanto cofondatore del PDL. Esatto, quindi il rischio vero di tutta questa cosa, ma che si corre già da tempo, insomma, non da oggi, adesso si sta proprio... Si vede, insomma, ma è stato così in questi ultimi mesi, è che facciano tutto loro, cioè che loro si facciano il governo e opposizione. Per cui se te sei contro Berlusconi, non voti per PD, no. Voti Fini, di fatto voti Berlusconi. Se tu sei contro Fini, voti, cioè, capito? E quindi tu stai fuori da questo gioco e la tua funzione viene meno. Insomma, è difficile recuperare, inserirsi in questo meccanismo. Quindi c'è chi tifa per la fuoriuscita di Fini, no? dal PDL, che oggettivamente scombinerebbe un po' i piani, al di là del fatto che poi verrebbe trattato come il peggio appestato e verranno sguinzagliati contro i giornali, Felt e tutto quanto, quindi si farebbe di tutto per annientarlo, però comunque Fini non è uno che può far sparire da un giorno all'altro, insomma ha una sua autorevolezza oggettiva in suo seguito. E quindi poi tutte le varie alchimie, Fini, Coccasini, Rutelli, il terzo volo, cioè lì siamo a livelli di fantacalcio, insomma, non ti so dire, però il rischio grosso è quello che dicevo prima, che lui non esca e alla fine facciano tutto loro e noi siamo lì a battere le mani, a far tifo senza di fatto contare niente. Allora, adesso una domanda molto stupida che per me è simpatica, ma non lo so, io te la faccio lo stesso. Allora, parliamo di Made in Italy. Italo Bocchino è una pratica tutta italiana, secondo te? E può funzionare come volano per l'economia? Italo Bocchino. Made in Italy, Italo Bocchino, era una cosa molto stupida. Vuoi la risposta? Cioè che... Sì, anche una risposta sincera. No, Italo Bocchino, sono serio, mi crea sempre... Scompensa. Sì, mi mette a disagio. A parte, vabbè, che insomma uno che è riuscito a fare politica con nome del genere, vuoi dire... Tanto di che io vuoi dire? Falla te una vita da Bocchino. Guarda, è mica semplice. L'ultima domanda e ti lasciamo. Sì. Stiamo chiedendo a tutti i nostri ospiti di darci un aggettivo sull'Italia e sugli italiani. E quindi tocca anche a te. Anche in questo caso puoi dire quello che vuoi. Un aggettivo sull'Italia. Antonio, mi dici questa domanda difficile. No, aspetta. Un aggettivo sull'Italia e sugli italiani. Ieri l'abbiamo chiesto a Pollito, ecco, un aggettivo, ha fatto un discorso di mezz'ora, ma l'abbiamo capito, sì, ma che è vero. Sull'Italia e gli italiani, in questo momento direi divisi. L'hanno già detto. Vabbè, però... Depressi l'hanno detto, stanchi l'hanno detto. Mi dai un sinonimo dei divisi? Scorporati, bravo. Gli italiani scorporati, bravissimo. Ti ringrazio, però era quello che cercavo. Gli italiani sono scorporati in questo momento. E l'Italia va da sé. L'Italia va da sé. Ma fate tutto voi. No, l'Italia scorporata è perfetto. Gli italiani scorporati, questa dovrei rivendermela effettivamente. Beh, l'Italia di conseguenza, insomma, perché poi com'era, se fa fatta l'Italia bisogna fare gli italiani.